L'hanno definita la riva più bella di Chioggia, quella più instagrammabile. L'hanno fotografata anche per farne puzzle venduti a livello nazionale. Ci passano continuamente turisti e in questi ultimi 2 anni ha ripreso vita come non si sarebbe mai pensato. Eppure chi l'ha vista oggi non direbbe nulla di tutto ciò. Qualcuno probabilmente non in accordo con Veritas, che di domenica non passa a ritirare l'ingombrante, ha deciso di trasformare il sottoportico di un palazzo in una discarica, svuotando una cantina o una soffitta di ciò che ha deciso essere inutile. Il 90% di ciò che è stato gettato entrava comodamente all'interno dei bidoni, magari in più tranche, per il resto era troppo accordarsi ed attendere il giorno del ritiro. Se prima si poteva dire che Veritas passava gratuitamente a ritirare, questo non lo si può più fare perché Veritas, dopo i primi metri cubi ritirati gratuitamente, da quest'anno fa pagare il servizio. Nonostante la gratuità, anche negli anni scorsi più di qualcuno buttava la spazzatura in mezzo ai campi, soprattutto nella poco trafficata e tranquilla zona Orti, ma di rado si è visto lo stesso atteggiamento lungo uno dei percorsi più turistici e trafficati di Chioggia.